Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Il memoriale di Graviano dice: Bi fece i soldi grazie a noi. L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi avrebbe avuto un ruolo strategico nella cattura di Giuseppe Graviano. È lo stesso boss di Brancaccio ad affermarlo nel lungo memoriale che dal carcere di Terni, dove è ristretto al 41 bis, ha inviato alla Corte d'Assise di Reggio Calabria. Asili nido e materne, come hanno riaperto in Europa? Priorità ai figli dei lavoratori essenziali, rientro su base volontaria e piccoli gruppi alternati, e quindi le strategie ci sono. Da Francia, Spagna e Germania, la mappatura di Indire ed Euraidis sulla riapertura degli istituti per bimbi 0-6 anni durante e dopo il lockdown. Mentre ancora l'Italia studia le misure per accogliere in classe gli alunni, le regole applicate appunto negli altri paesi ci sono. Maltempo, Lombardia, nubifragio su Milano, esondato il Seveso, danni all'aeroporto di Bergamo, treni fermi nel Cremonese e nel Bresciano, molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi invasi dall'acqua e altri allagamenti. Insomma, ieri è stata diramata un'allerta arancione dalla Protezione Civile per la Lombardia e per l'Emilia Romagna. Venezia, crociere pronte a ripartire in attesa del permesso post-Covid, biglietti comunque già in vendita. No grandi navi, dicono mobilitazioni. Dall'11 al 31 agosto la Serenissima potrebbe ospitare fino a 80.000 persone tra croceristi ed equipaggi. I comitati insorgono, dico, cosa faranno i candidati sindaci che a livello locale si dicono contrari e poi subiscono le decisioni del governo? Questo è il banco di prova anche per il governatore Zaia. Noi protesteremo a oltranza. Carabinieri Piacenza, il maresciallo al comandante dice: si sono allargati un po' troppo. Il GIP dice: ufficiali disposti a chiudere un occhio per avere arresti. Dalle intercettazioni, i comportamenti sopra le righe degli arrestati e il clima di impunità, che erano noti anche al di fuori della caserma, e portano il GIP a parlare di sfondo cupo e inquietante della vicenda. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus a Napoli, continuano i ricoveri al Cotugno, riattivata la rianimazione. Covid-19, si registra quindi un nuovo ricovero ieri pomeriggio al Cotugno. Si tratta di un giovane giunto con il 118 da Cimitile, aggravatosi durante il tragitto in ambulanza e finito direttamente in terapia subintensiva. Accusa febbre e insufficienza respiratoria. È sottoposto a terapia specifica e a ventilazione forzata ad alti flussi. All'attacca emerge anche la tipica polmonite da Covid. Omicidio a Napoli, 42enne ucciso nella notte con 14 coltellate. 14 coltellate hanno ucciso un 42enne napoletano trasportato la notte scorsa all'ospedale dei Pellegrini. Salvatore Attanasio, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato trafitto 3 volte al cuore e ha ricevuto numerose colpi al torace e alle gambe che non gli hanno lasciato scampo, procurandogli la morte dopo il suo arrivo nel presidio della Pignasecca intorno all'1:30. Notizia dalla Puglia. Bacheca rotta e schegge di vetro sporgenti, la segnalazione dal sottopasso Marconi, così da tempo è un pericolo, dicono. Vetri della Bacheca in frantumi e schegge che sporgono con grande pericolo per chi si trova a passare accanto a quella vetrinetta. Siamo nella sottovia Marconi che collega Corso Sonnino con via Oberdan. A rilanciare la segnalazione sono i residenti che già qualche mese fa avevano evidenziato le condizioni in cui versa la bacheca, probabilmente vandalizzata. Da allora però la situazione non è cambiata, anzi sembra essere peggiorata. Refuttiva sottratta a indagini depistate, è stato arrestato il comandante della stazione dei carabinieri di Cassano. Peculato, messa denuncia da parte di pubblico ufficiale, depistaggio. Sono queste le accuse nei confronti del maresciallo Cosimo Maldarizzi, 56 anni, comandante della stazione dei carabinieri di Cassano delle Murge, finito agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla procura di Bari. Notizie da Treviso e dal Veneto. Carabinieri banditi, raid del concessionario. L'inchiesta di Piacenza passa anche per la Marca. Uno dei militari coinvolti si era presentato armato in un autosalone a Fonte e dicendo: devi vedere gli schiaffoni che ho dato. Mancano 600 professori, altrettanti bidelli, appello dei presidi trevigiani al governo, un summit in prefettura dei 104 istituti della Marca. Anche il trasporto degli studenti comunque rischia la paralisi e perché servono più carriere.
Consumo del suolo e boom, la marca quarta in Italia. Il rapporto ISPRA per il 2019 è impietoso. Si continua a costruire nonostante la crisi. Il capoluogo al 191 posto su 7.904 comuni. Questo è il premio Betoniera a Zaia. Una cliente insolita in cartolibreria, commerciante di Maser, si trova una pecora in negozio. L'animale si è fatto trovare alla Mela Verde di Maser. La titolare ha postato sui social la foto dell'inaspettata visita. A Conegliano il volto del nascituro è in 3D per i genitori non vedenti. All'ospedale di Conegliano, il primo ecografo tridimensionale del nord-est. Papà e mamme ciechi potranno quindi toccare le sembianze del viso del figlio in arrivo. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Stroncato traffico di eroina sull'asse Mestre-Pordenone, le fiamme gialle hanno scoperto un vasto giro di droga che non si era fermato neanche durante il lockdown. 5 le persone arrestate. La Guardia di Finanza di Pordenone ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 4 cittadini italiani e uno di nazionalità tunisina, coinvolti a vario titolo nello spaccio di eroina nella provincia di Pordenone. Altri 2 soggetti sono indagati a piede libero. Ai domiciliari dopo aver perseguitato la ex compagna. Si tratta di un uomo di Ragogna che dovrà scontare 1 anno e 1 mese. Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli, in ottemperanza a un ordine di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Udine, hanno ritracciato e arrestato un uomo di 49 anni residente a Ragogna. Corriere Espresso nel mirino dei ladri, l'allarme è scattato la notte scorsa a Reana del Royale, malviventi a caccia della cassaforte. Tentativo di furto nella sede di un Corriere Espresso a Reana del Royale appunto la notte scorsa e l'allarme quando è scattato dopo il primo tentativo di effrazione da parte di un gruppo di malviventi che sono penetrati nel magazzino appunto dopo aver scardinato una finestra. Camion abbatte un passaggio a livello, traffico in tilt, incidente la mattinata scorsa alle 7.30 a Fogliano, forti disagi alla circolazione ferroviaria, blocco della circolazione dei treni appunto lungo la tratta Udine-Trieste a causa di un problema verificatosi all'altezza del passaggio a livello di Fogliano-Redipuglia in prossimità del Sacrario. Intorno alle 7.30 un camion ha battuto accidentalmente la sbarra e alcuni pali sono finiti sul sedime ferroviario. Forti temporali nella notte, un fulmine colpisce un cavo dall'alta tensione, disagi per l'ondata di maltempo che ha interessato tutta la regione tra le 3 e le 5. Al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco, nottata quindi impegnativa per i Vigili del Fuoco a causa del maltempo che ha colpito quasi tutta la regione. Piogge temporali, appunto come dicevamo, dalle 3 alle 5 del mattino. A Lignano, in via Pineta, rami sulla sede stradale. Osoppo alberi sulla carreggiata, in via Volontari della Libertà appunto. Un fulmine ha colpito un traliccio dell'alta tensione a Carpeneto di Pozzuolo del Friuli in via Orniano. Gli interventi per la messa in sicurezza della viabilità appunto in questi casi si sono concentrati appunto intorno a queste ore dalle 3 alle 5 del mattino. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.